Quattro giorni di lezioni, workshop, esibizioni. È andato in archivio con una grande partecipazione e molti consensi Lucca in Voce 2014, il convegno dedicato alla voce artistica. Organizzata dall'omonima associazione lucchese sotto la direzione scientifica del foniatra Franco Fussi, l'edizione di quest'anno si è svolta al Real Collegio. Nel corso della 4 giorni, i relatori hanno stimolato la riflessione e guidato i partecipanti proponendo esperienze teoriche e pratiche relative alla vocalità, anche perché voce significa salute. Riguardo alla salute e il benessere, la presa di coscienza del sé corporeo e del sé vocale, anche a livello di comunicazione, soprattutto in chi fa della comunicazione uno strumento professionale, come per esempio gli insegnanti, gli attori, i cantanti, ma anche la commessa che parla tante ore durante l'attività lavorativa in ambienti rumorosi o come l'avvocato che deve fare le sue arringhe. Quindi tutto quello che concerne l'abilità e la capacità di parlare, di comunicare e attraverso la propria voce esprimere i propri pensieri.